Chi siete e da dove venite? Allora, io sono Daniele Linarello e vengo da Torino. Io mi chiamo Dan Kinzelman e vengo da una piccola città degli Stati Uniti che si chiama Racine, però abito a Foligno, in Umbria. Che tipo di percorso avete fatto? Io ho iniziato a studiare in una scuola di provincia, vicino Torino, all'età di 18 anni e ho iniziato con le varie discipline accademiche della danza, dalla danza classica, la danza moderna e contemporanea. Poi sono andato a Firenze, per qualche mese ho studiato all'Opus Ballet, questo centro formativo appunto a Firenze, e poi sono entrato alla Rotterdam Dance Academy, direttamente all'ultimo anno come master formativo, e da lì ho iniziato a lavorare in realtà come danzatore per alcune compagnie, tra cui Bruno Listopad, Felix Rückert, compagnie di teatro danza olandesi, e sono tornato poi in Italia dopo 2 anni. Ho avuto l'onore di entrare in compagnia con Virgilio Sieni, col quale ho fatto 4 anni di percorso come danzatore, e contemporaneamente pian piano nasceva anche il mio personale percorso di scrittura e di ricerca nella coreografia, fino a incontrare anche altri maestri come Sidi Larbi Serkawi, con cui ho avuto il piacere di lavorare 3 anni fa, e poi è nata la compagnia, il mio lavoro con i miei danzatori, appunto da 3 anni, con i quali ho, ancora, insomma, soprattutto oggi, sempre più andiamo in giro e creiamo materiale grazie alle residenze come queste, insomma. Io sono nato in una famiglia di appassionati di musica e quindi ho iniziato anche a suonare. Avevamo un pianoforte in casa, ho iniziato a suonare strumenti a fiato a 10-12 anni e ho studiato con maestri privati e poi mi sono iscritto all'università a Miami, Florida. Ho fatto l'University of Miami e dopodiché sono venuto in Europa e ho iniziato a lavorare in Europa e forse in senso artistico mi sono formato più in Europa facendo esperienze con vari musicisti, sia di una generazione più grande di me, con esperienza, Enrico Rava, per dire, oppure anche con i miei coetanei, che devo dire che nascono degli scambi molto forti che le persone si formano insieme, e trovo molto interessante e stimolante questa cosa. Stiamo cercando di tradurre per me attraverso il corpo e la coreografia e il movimento, quindi per lui probabilmente attraverso appunto il suono, la musica e gli strumenti che ha portato con sé, diversi elementi che sono apparsi come elementi di unione e di interesse nel lavoro sia mio che suo, ancora prima che ci incontrassimo. E quindi ci stiamo incontrando, ci stiamo conoscendo attraverso le nostre personalissime pratiche. Sì, giusto. Per me la cosa interessante per me è proprio questa cosa di aver scoperto, anche parlando tramite email con Daniele, parlando per telefono, delle similitudini nelle aree che ci interessano, le aree di ricerca. E quindi vedersi per la prima volta in questi giorni e esplorare questi temi insieme è molto interessante, diciamo. Com'è nata la vostra collaborazione? È nata perché Enrico Bettinello, del Teatro Fondamenta Nuove di Venezia, ha conosciuto il mio lavoro quando appunto io portai un assolo al Teatro Fondamenta Nuove qualche anno fa, e occupandosi lui anche di musica, soprattutto di musica e del panorama di jazz, credo, conosce bene anche il lavoro di Dan, e quindi sapendo che io da tanti anni, e che la maggior parte del mio lavoro è basato, e la mia ricerca sono basati sull'improvvisazione e sulla collaborazione con strumentisti e compositori anche dal vivo, ha pensato che poteva essere un bel esperimento quello di combinare la mia ricerca con la ricerca di Dan, e quindi insieme al Novara Jazz Festival hanno cercato e hanno pensato di creare questo progetto, di proporci
proporre a entrambi questo progetto che abbiamo accolto. Dopo 3 giorni che siete qua in garage a provare, cosa vi sembra? Cosa sta nascendo? Penso che sia ancora presto per dire definitivamente quello che sta nascendo, anche perché essendo un primo incontro fra noi, stiamo esplorando tante strade diverse, stiamo anche lavorando, traendo ispirazione da varie fonti, anche immagini di artisti o poesie o scritte anche antropologiche. Non so se vogliamo svelare tutta la tematica su cui stiamo lavorando in realtà, però... Non lo so, può essere... Noi in realtà abbiamo cominciato da elementi come parole che uscissero e appunto nascessero dal mio lavoro e dal suo lavoro e per vedere se già da questi elementi, da questi vocaboli c'era un primo incontro, perché appunto noi non ci siamo né mai visti né conosciuti prima, neanche proprio a livello come dire lavorativo, cioè io non avevo mai ascoltato un suo brano prima di 3 giorni, cioè di qualche giorno fa. Diciamo che oggi in questi 3 giorni ci stiamo soffermando sull'idea di trasformazione e di corpo rituale, e quindi di un corpo che sia sonoro che fisico, che insieme si conducono, perché comunque ricordo che entrambi lavoreremo dal vivo e quindi non c'è, per ora non c'è l'intenzione di lavorare sulla scrittura musicale e neanche prettamente coreografica, cioè, ma di unire le nostre due pratiche, quindi la musica dal vivo e l'azione di movimento dal vivo. Stiamo cercando di capire come guidarci insieme in queste due pratiche di trasformazione per attraversare appunto, per raccontare probabilmente il tema di un'identità in divenire. Il vostro sharing quando sarà? Sabato pomeriggio, ma non mi ricordo sera. Sabato sera. Alle 21, qui al Garage Nardini. Questo posto magnifico, devo dire, che è di grande ispirazione, soprattutto per questo lavoro, devo dire, perché ha proprio, no? Sì, è un ambiente, un'atmosfera molto raccolta e suggestiva per questo tipo di lavoro.